Il Comune punta sull'assegno civico per dare la possibilità a chi si trova in condizione di indigenza e disoccupazione di essere impiegato in lavori di manutenzione e pulizia del verde pubblico per conto dell'ente. La durata della misura è di 3 mesi per ogni singolo soggetto che percepirà la somma di 500 euro mensili. I fondi sono già stanziati dal piano di zona del distretto sociosanitario di cui gela il Comune capofila. 25 soggetti sono già stati individuati e nei prossimi giorni verranno sottoposti alle visite mediche. Il settore servizi sociali intanto sta già predisponendo un secondo bando a cui potranno accedere altri 85 soggetti. L'obiettivo è quello di sostenere soggetti disoccupati che versano in grave condizioni di emarginazione, che vivono uno stato di disagio economico e sociale, per consentire l'integrazione sociale e lavorativa di questi soggetti, appunto impegnandoli in attività di pubblica utilità, quindi potranno svolgere dei lavori di cui potrà beneficiare la collettività. Convenzione già operativa per 25, mentre invece il bando uscirà a breve per gli altri. Sì, già 25 hanno dato il consenso, quindi hanno dato appunto disponibilità, ma a giorni uscirà un ulteriore bando, infatti è già pronto l'avviso, che appunto ci consentirà di selezionare altri 85 unità che beneficeranno dell'assegno civico. L'assessore Gnoffo intanto ha anche fatto chiarezza sull'eventuale impiego futuro dei percettori del reddito di cittadinanza. Il Comune ha intenzione di usufruire di questa misura, ma ad oggi non è stato possibile farlo perché non abbiamo avuto accesso, non per motivi, cioè non perché non abbiamo adempiuto ai nostri obblighi, ma perché non abbiamo avuto accesso alla piattaforma telematica che ci avrebbe consentito di individuare e che ci consentirà di individuare i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma poi comunque dovrà essere seguito un iter, quindi poi dovranno essere presentati dei progetti. Il Comune sta già provvedendo, i settori comunque stanno provvedendo, si stanno attivando, ma soltanto qualche giorno fa, infatti ho detto, è arrivata la nota da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui appunto hanno inviato una convenzione che dovrà essere siglata dai 4 comuni che fanno parte del distretto, che rappresentano il distretto sociosanitario, che appunto ci consentirà di poter accedere alla piattaforma telematica.